Non stiamo vivendo un momento facile, però anche quello che presentate oggi, il bilancio del 2014, è un bilancio positivo. Un bilancio positivo che tiene conto di una messa in sicurezza del bilancio stesso, perché alla voce accantonamenti per ipotesi di perdite, la voce a quest'anno è ancora aumentata. È un anniversario importante quest'anno perché è mezzo secolo di attività della banca. Cinquantesimo della nascita della Cassa Rurale di Santa Caterina in Lusiana, che poi vent'anni fa esattamente si è sposata con la Cassa Rurale di Romano De Zelino, diventando Banca e Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina. Cosa rappresenta questa banca per l'economia del Bassanese? Rappresenta oramai l'unica banca del territorio rimasta, 13 filiali, operatività in 35 comuni, più di 3.000 soci, 15.000 clienti, l'80% del risparmio raccolto diventa fido ad aziende del territorio. È un po' un motore per l'economia locale. Quali sono i vostri programmi futuri? Noi abbiamo in questo momento la necessità di crescere ulteriormente sul territorio e di aumentare le masse per poter raggiungere un equilibrio economico più significativo alla luce della discesa dei tassi di interesse. Sostegno alle aziende, crescita degli affidamenti. Abbiamo programmi di rafforzamento e anche il cambiamento della denominazione. Abbiamo già inoltrato a Banca d'Italia la richiesta di un nuovo nome, Bassano Banca. Vorremmo identificare con maggior precisione un'area anche per il richiamo che questa può dare.